in questo momento hai una crush o una persona che ti piace, anche che non conosci, che è famosa o cose simili, metti mi piace a questo video ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Devi farlo? Ciao a tutti, io sono Valerio ed oggi siamo in un nuovo video e come vedete non ci sta Luisa, dato che ci sono solo io, sono già pronto, già mi sono vestito, mentre Luisa sta ancora dormendo, dato che ieri sera abbiamo fatto una festa assurda, ci abbiamo finito tardissimo, la casa si è quasi distrutta, però mi sono messo e ho pulito tutto quanto e in tutto ciò Luisa sta ancora dormendo, cioè non sa niente di sveglietto, era anche la casa tutta pulita, quindi le devo per forza fare uno scherzo perché voglio anche divertirmi, quindi ci sta. Quindi niente, se non sei ancora iscritto al canale iscrivetevi, mettetemi piace a questo video e adesso vado a svegliare Luisa. Guardate cosa ho ritrovato, non l'ho trovato da tantissimo nel mio armadio, quindi adesso corro a svegliare Luisa. Luisa, good morning. Ho svegliato pure Bubi per sbaglio, volevo svegliare solo te. Wake up. Devi andare subito a pulire tutto quello giù, Lu. Ieri sera abbiamo sporcato tutta la casa, devi correre. Sto scherzando, baby. Stamattina mi sono svegliato presto, non so come sia possibile. Io ho pulito tutto quanto, quindi giù è già tutto pronto. Si deve fare colazione, dai, vieni. Vieni. Ormai ho già finito di fare la colazione, lui si è ancora sopra, non so se sta dormendo, si sta preparando. Fatto sta che scenderà tra minimo un'ora, perché la conosco fatta così. Quindi intanto mentre lei si prepara vi devo raccontare una cosa perché mi è venuta un'idea geniale. In pratica ieri sera, come vi ho detto, abbiamo fatto una festa assurda e tra tutte le persone c'era un mio vecchio amico che non vedevamo da abbastanza tempo, che fa il modello, si chiama Mattia, e mi è venuta un'idea geniale. Dato che anche lui era ieri sera alla festa, lo inviterò oggi qui in casa e lo ingaggerò quindi per provarci con Luisa e dovrò provare con lei a far avvenire il viaggio insieme a lui e a far appendere quindi il canale anche momentaneamente. Quindi diciamo ho preso molta ispirazione dallo scherzo che ha fatto Luisa su di me, ma sarà un po' variato, quindi adesso chiamo Mattia, gli chiedo se può venire e appena arriverà gli spiegherò tutto lo scherzo nei dettagli. Luisa finalmente si è alzata dal letto e sta facendo colazione e dopo si deve anche preparare, quindi intanto io chiamo Mattia e gli chiedo appunto se può venire qua e se mi potrà aiutare con il video. Uè, pronto, bro, mi senti? Uè, Valerio, sì, uè, mi sento. Uè, tutto bene? Uè, sì, io tutto bene. Uè, niente, ti volevo dire, ma che fai oggi pomeriggio? Mica vuoi passare qua alla Woody House? Ma penso di farcela, tra mezz'oretta, va bene? Vai, fra, sì, perfetto, allora tra mezz'ora qua. Ok, va benissimo. Ok, va bene, fra, ti dico di un'altra cosa, mi servirebbe un aiuto per un video. Mica appena arrivi mi puoi aiutare, poi ti spiego tutto quanto appena arrivi. Sì, va bene, allora mi spieghi, non c'è problema. Va bene. Va bene, perfetto, okay, bro. Allora tra una mezz'oretta, ciao ciao. Poco. Ciao, ciao. Non ci credo, io lo adoro. Può venire già adesso, quindi perfetto. Non vedo l'ora di spiegare tutto e poi rifare il prank a Luisa. Ui ui, frate, come stai? Vale, ma subito a riprendere. Sì, fra, sempre a riprendere, fermo un attimo. Allora, ti presento un attimo velocissimamente ai Withers. In pratica lui è Mattia, è un mio amico e credo che come si vede fa il modello. Infatti è tipo gigantesco, una montagna. E niente, oggi fra mi dovrei aiutare con uno scherzo a Luisa. Te lo spiego velocemente, poi dopo dirò tutti i dettagli, in modo che i Withers si fanno un'idea generale dello scherzo. In pratica adesso noi andremo a casa, Luisa è già pronta e ci sta aspettando e inizieremo a parlare con Luisa normalmente e a un certo punto io con una scusa me ne andrò e tu in quel momento dovrai provarci una cifra con Luisa, non lo so, tipo levati la maglietta, fai di tutto, ci devi provare con lei. Okay. Alla fine la devo mettere alla prova e dovrai chiedere se vuole venire insieme a te a Ibiza per un mese, in modo da quindi appendere il canale per un mese, vedremo se dirà di sì o meno, quindi diciamo che tu metterai alla prova Luisa. Va bene. Ci sai. Ok, allora adesso ti spiego proprio tutto quanto per bene e poi andiamo là. Ragazzi, Valerio mi ha appena finito di spiegare tutto il video che vuole fare. Non sta bene con la testa, ragazzo. Però è forte il video, vai, ci sto. Ok, andiamo. Non ho idea quanto ci ho messo per fargli capire bene ogni singola cosa, ma l'ha imparata a memoria, quindi adesso dobbiamo andare perché sennò Luisa si fa anche due o tre domande. Luisa, Lu, ui, ci sta anche Mattia. Piccolina, tesoro. Il cane non mi vuole salutare, ma si è offeso con me. Sì, ovvio. Ciao. Lui. Ciao Marti, come stai? Bene, tutto a posto, a parte sono ancora un po' devastato per la festa di sì, ieri. Mi immagino, fra, vai, sediamoci. Fra, abbiamo fatto questo lato qui con la panchina che c'è stata la scoperta dell'anno, il posto più fresco della casa. Io mi siedo qua allora, raga. Vale, ma perché hai già iniziato a vloggare? Oggi non abbiamo ancora iniziato niente, iniziamo ora. Ah, e dopo facciamo al limite la intro. Ok.
Ma raga, ma come avete fatto a mettere già in ordine da ieri? Poi ieri c'era un macello esagerato. Luisa, come abbiamo fatto? Chi è che si è svegliato prestissimissimo e ha pulito ogni singola cosa? Poi ora devo dire la verità, io mi sono svegliata ed era già tutto in ordine, infatti un flash. Un mago è passato. Fra ieri dopo la festa io subito sono messo a pulire e stamattina mi sono svegliato presto e ho pulito tutto. Cioè, non potevo avere tutto il giorno la casa distrutta, cioè ho subito rimediato. Ma raga, comunque ieri la festa veramente bellissima, fantastica. Mi sono divertito un sacco, veramente una... delle migliori feste, se l'avessi saputo avrei passato tutta l'estate qui. Wow, addirittura, fra, effettivamente ieri è stata veramente assurda. Ma perché quel tizio che si è tolto la maglietta andava in giro correndo Madonna. Senza maglietta? Vabbè, quello è un pazzo, lui non so perché l'abbiamo invitato mai più. Non lo so manco io onestamente, ma poi io non lo conoscevo, voi lo conoscevate? Io non ho idea di chi sia. No! No, lui. Fra, ma tu devi sapere che ultimamente ognuno sta portando sempre qualche suo amico e stanno avendo degli schizzati ultimamente in casa. Quindi trovate gente strana un po' così. Sì, un botto. Sì, un botto. Ieri sera soprattutto che era tutto pieno è stato assurdo. Ma non è che tipo è rimasto qui steso da qualche parte e noi non lo sappiamo? No, no, fortunatamente no. Ragazzi, ma voi mai vedo sempre questi telefoni in mano? Ma quanto tempo state a vloggare ogni giorno qua? Lui sa, diglielo tu, veramente troppo. Troppo, ma sai cos'è? È che noi vloghiamo ogni giorno ogni cosa che facciamo. Poi racchiudiamo le cose più belle e più fighe che facciamo magari in una settimana e le racchiudiamo in un vlog, capito? Cioè, ma è una cosa assurda perché Joe e Luisa di nostro siamo mega creativi e facciamo cose assurde. Il fatto che molti video li pubblichiamo anche su YouTube, questo ci spinge a fare cose assurde. Cioè, tipo facciamo per un giorno, mangiamo solo un tipo di cibo, cosa incredibile. Mamma mia, deleterio. Abbiamo fatto l'ultima volta, praticamente abbiamo bevuto solo bevande eccitanti. Stavamo uscendo giorno. Fuori di testa. Comunque, Lu, a te non sembra che io abbia fatto le 5 di mattina, cioè stai benissimo. Poi ieri sera avevi i capelli legati, ora c'è questi capelli lì. A me invece si nota una cifra, cioè sono l'unico a cui si nota tantissimo che sto cadaverico. Ah, ecco perché stai riprendendo solo noi, per le tue occhiaie. Mi hai sgamato, Lu. Non potevo mai riprendermi, sono troppo sfasciato oggi. No, mi piace questo tuo stile di vita molto relax che fai fare le cose a Valerio. Secondo me è una buona idea. Comunque, Lu, ho visto le tue storie di Instagram, sono troppo belle, ma visto che sei sempre in giro viaggi un sacco. Beh, praticamente sì, però va bene. Sì, una cifra. Non faccio vedere solo questo. No, su Instagram non è che faccio vedere troppo tutti i feed viaggi che facciamo, ma qualcuno sì l'abbiamo condiviso. Sì, sì, tipo Barcellona. Wow, sì, l'abbiamo fatto pure video su YouTube. Mamma mia, lì abbiamo fatto, pensa, due video che si chiamano Scommetto che non lo farai, che noi facciamo sempre, dove praticamente ci stavano per arrestare almeno 3-4 volte. Il punto è che non parlavano italiano, quindi per farci comprendere che era un video che non li stavamo derubando, robe simili. Cioè, è voluta una vita. Immagino. E comunque ci volevano picchiare, quindi è una cosa terribile proprio. Ah, comunque Barcellona sì, bellissima, sono stato 3 volte. Praticamente in 3 anni consecutivi anche io, bellissima. Poi le Rambla da vedere è fantastica. È vero, mamma mia, io penso che sono arrivata a Party Girl a piedi. No, ma infatti si vede che stai in forma, stai bella tonica, Vabbè, io vado un po' in piscina. Lu, allora io vado sopra, mi vado a mettere il costume, preparo un po' e torno tra poco e continuo il vlog. Di vloggare, no, Luisa, oggi voglio vloggare tutto il giorno, voglio stare 20 ore per editare perché voglio che viene un video proprio fatto bene. Quindi registrerò sempre, Lu, oggi non mi irrai mai senza telecamera. Ho inventato la prima scusa che mi è venuta in testa, adesso sono sopra e riprenderò tutto dall'alto, quindi spero che Mattia lo abbia capito e che adesso si possa spingere tantissimo e le possa dire la cosa del viaggio di partire insieme. Comunque lo sto adorando perché cioè è bravissimo a recitare, un mago. Belli, eh? Vai in palestra. Beh, ormai da tipo 4 anni. Ti piacciono ragazzi? Ah sì? Sì. Beh, sicuro io ci vado. Non dico che sono fissato, però quasi. Vabbè, sto facendo il modello, quindi per forza le mie
crashando, una delle mie un mare fantastico, non si mare fantastico. No, mi piace molto il mare. Io per quest'anno stavo organizzando un bel viaggetto, anche abbastanza lungo, un mese di viaggio, per girare tutta la Grecia. Un mese? Un mese di viaggio, wow. Sì. E quindi, vabbè, dai, te la butto così, stavo cercando una compagna di viaggio. Sai che i viaggi si devono fare con la persona giusta, quindi mi sono domandato perché non lo dico. Cioè, un mese è tanto, cioè veramente tanto. Sempre io pubblico 2 video a settimana, quindi per me è praticamente molto molto difficile poter stare una settimana via senza registrare. Quindi non potrei mai andare addirittura un mese, cioè dovrei praticamente abbandonare il canale. Vabbè, dai, ma non è abbandonarlo, è diciamo metterlo in pausa per divertimento. Sarebbe bello, però calcola che io non potrei mai separarmi da Valerio, cioè sono sempre stata con lui tutto e per tutto, cioè noi praticamente viviamo insieme. Siamo veramente giovani per vivere insieme, però ci riusciamo non si sa come. E non potrei mai lasciarlo addirittura per un mese. Ma perché non lo appendi a Valerio? Tanto alla fine fa tutto lui, secondo me il canale riesce lo stesso. Non dico che tu non sia fondamentale nel canale, però secondo me un mese Valerio se la può cavare. No, no, non potrei mai lasciare Valerio, quindi non è un discorso però fattibile per me. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che preferisci la faccia di Valerio che a questi addominali? Secondo me un mese, io, tu e questi addominali ci divertiamo molto di più. Secondo me questo canale sì, è vero, è figo, però un mese di divertimento guarda, non te lo dico nessuno, io sono il numero uno. Guarda, ti ringrazio veramente tanto per questa offerta, però non posso mai offendere Valerio. Oh, fra, sto qua. Dai, con questo costume, che ci vuole? Luisa, ma non ti piacciono quegli addominali? Vieni qua, ti piace il mio costume? Adesso scendo, aspettami. Ma tu sei proprio un... Baby, Grecia, un mese, che aveva detto? No? Ma secondo te? Oh, perché mi stai picchiando? Ma che ho fatto? Che non lo so, volevo metterti alla prova. Prova superata. Sei la meglio, baby. Funzionato, fra, sei il migliore. Non ci credevo, cioè sei veramente un mago, fra, a recitare. Io ero un po' in dubbio perché ho detto aspetta, però è troppo, troppo, capito come approccio. Quindi non so se è quasi credibile come cosa. Però sai, tutto può essere, cioè c'è gente che è un po' super frettolosa di fare un viaggio insieme da subito, però. Ok, quindi ci sei cascata in pratica. Ma ci sei cascata di che? Ma sì, Luisa, ci sei cascata, una cifra, fra. Abbiamo fatto lo scherzo dell'anno, l'abbiamo sfondato. Piacervi e togli magari sti telefono. Il video di oggi finisce qua, ringrazio tantissimo Mattia, cioè fra, sei un drago. Luisa c'è cascata in pieno. Ancora? Quasi quasi stava per andare, secondo me. Ma quasi. Questo è scemo, vabbè dai, finiamo sto video. Quindi niente, il video di oggi finisce qua, mettete mi piace per altri video di questo genere e suggeritecene alcuni assurdi nei commenti, vi prego. Se scrivete qualcosa di figo vi giuro e vedo di realizzarlo. Quindi niente, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, basta cliccare in questo pallino. Vedete questi 2 video e al prossimo video.